Adesso andiamo a fare un po' di esempi prima di introdurre ulteriori concetti. Andiamo a fare un po' di esempi nel caso che veramente ci interessa, cioè quello di R con la distanza di un'idea. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo R con la distanza euclidea. Vi ricordo che la distanza euclidea di due punti è uguale al valore assoluto della differenza. Questa distanza euclidea, per esempio, la potremmo già usare anche su C, potremmo fare il modulo della differenza. Comunque, atteniamoci a R per adesso. Facciamo uno specchietto. Allora vediamo, qua ci mettiamo aperto, chiuso, qua ci mettiamo l'insieme, vediamo se è aperto. Allora cominciamo, per esempio, prendiamo un punto, è aperto? Un insieme che contiene solo un punto, è aperto. Allora, vagate con la mente, ricordate la definizione. Per essere aperto deve essere intorno di ogni suo punto, quello 1 ce n'ha, quindi deve essere intorno di scon 0. Ma per essere intorno di scon 0 deve contenere una sferetta aperta. Chi è la sferetta aperta di centro di scon 0 e di raggio epsilon? È x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. In R con la distanza euclidea. Quindi per essere intorno a x con 0 dovrebbe contenere un intervallo del tipo x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon, con epsilon maggiore 0. Lo contiene? No. Allora è aperto? È chiuso? Sì. Allora che significa chiuso? Allora, qua sta x con 0. Prendiamo un punto x diverso da x con 0. Il complementare del punto x con 0 chi è? Tutta la retta meno x con 0. È intorno di x? Cioè se io prendo epsilon abbastanza piccolo, x meno epsilon, x più epsilon, posso fare in modo che non contenga x con 0? Sì. Sì o no? Allora, il complementare è aperto? È intorno di x? X era arbitrario? Sì. Quindi è intorno di ogni proprio punto il complementare? Sì. Allora il complementare è aperto. Quindi x con 0 è? Chiuso. Allora, i punti sono chiusi ma non sono aperti. Passiamo all'intervallo. Prendiamo l'intervallo fatto in questo modo, AB. È aperto? È aperto o no? Non è aperto. Perché non è aperto? Perché A non è interno. Perché non è intorno di A. Quindi è aperto? No. È chiuso? Chi è il complementare di questo insieme? Il complementare di questo insieme è la semiretta che arriva fino ad A, A escluso, e poi che riparte, unita alla semiretta che riparte da B, B incluso. Questo è R meno AB. Chiaro?
Questo complementare è aperto? No, perché non è aperto? Perché non è intorno di B. B sta, quando andate a prendere una asperetta di centro X, di centro B, non è contenuta nel complementare, quindi questo non è né aperto. Questo l'abbiamo sempre chiamato aperto, ma se andate a verificare è aperto, ma non è chiuso, perché il complementare non è intorno né di A né di B. Quindi, come vedete, in genere vedremo che questa esclusività c'è sempre, un insieme o è aperto o è chiuso, oppure non è né aperto né chiuso. Vale soltanto, diciamo, gli unici insiemi in R che sono sia aperti che chiusi sono x con 0 cioè R e 2. Allora, quale sarà l'insieme chiuso per quanto riguarda gli intervalli? Sarà questo, quello che abbiamo sempre chiamato intervallo chiuso, effettivamente è chiuso, perché se andate a considerare il complementare, effettivamente è aperto, quindi questo è chiuso ma non è aperto. Poi andiamo a vedere le semirette, per esempio meno infinito a, la semiretta che va da meno infinito fino ad a escluso, com'è? Secondo voi? Com'è? È aperto. Applicate la definizione, prendete un punto e vedete. Se invece ho meno infinito A, questa che cos'è? Aperta, chiusa o non è né aperta né chiusa? Chiusa, sicuro? È aperta? No. Non è intorno di A? Nessuna delle due? Invece è chiusa. Non fa niente che c'è il simbolo di, perché questo simbolo sta a dire che non contiene meno infinito, perché stiamo in R, no? Però se voi andate a vedere chi è il complementare di questo è la semiretta che va da A escluso fino a più infinito. Allora, per le semirette destre va la stessa cosa, questa è aperta e questa pure, facile da verificare. Quindi quando passate ai complementari, il complementare di questa è questa, il complementare di questa anche le semirette, cioè non fa niente che avete il simbolo di apertura vicino a più infinito. In R le semirette sinistre e destre sono aperte quando non contengono l'estremo, sono chiuse quando contengono l'estremo. Oh, poi da qui in poi valgono le regole che dicevamo prima, quindi per esempio io ho A con N maggiore o uguale di A, minore o uguale di B, con N minore o uguale di B. Io vado a fare l'intersezione per N che va da 1 a più infinito di A con N. Cosa posso dire? Questa qua è aperta e chiusa. Cosa possiamo dire?
Allora, questa intersezione che cosa viene? Ma qua nessuno dei dubbi. È chiuso e non è aperto. L'intersezione di una famiglia qualunque di chiusi è chiusa. Questa è una successione di chiusi, è una famiglia di chiusi? Sì, è l'intersezione chiusa. Più in particolare, questa intersezione cosa può venire? Può venire tre cose soltanto. Oh, un'intersezione di due intervalli è sempre un intervallo. Se o è un intervallo o è vuoto, se gli intervalli sono disgiunti è vuoto, se sono sovrapposti solo in un punto e solo un punto, siamo qua in intervalli chiusi, se sono sovrapposti in più di un punto viene un intervallo. Quindi questa intersezione qua cosa può venire? Secondo voi? Io non ho messo altre condizioni, non ho detto che la successione a ponente è crescente o che la successione di ponente è decrescente. Allora, fate l'intersezione dei primi due, cosa viene? O un intervallo, o un punto, o il punto. Fate l'intersezione col terzo, cosa può venire? O un intervallo, o un punto, o il punto. Quando vado a fare l'intersezione di tutti, o è un intervallo, o è un solo punto, o è il punto. Ok? E l'intervallo, se è l'intersezione di questi, è un intervallo chiuso. Se è un intervallo che sta dentro tutti quelli, ci stanno pure gli estremi. Se io prendo un intervallo CD, se CD è contenuto qua dentro, C ci deve stare, e anche D ci deve stare. Se un intervallo fosse un'intersezione di questo sarebbe un intervallo chiuso, quindi in realtà in questo caso si può, però può darsi anche che, per esempio, se io prendo, che ne so, AB, li prendo 0 e 10, poi prendo A1 B1, questo qua, A2 B2, quando vado già a fare l'intersezione dei primi due può essere che venga il vuoto, no? E allora l'intersezione verrà vuota. Però questa qui, essendo un'intersezione di chiusi, è chiusa. In questo caso particolare potremmo dimostrare che o è un intervallo chiuso, o è un punto, o è un punto. Allora, Q è contenuto in R, Q? Sì. È aperto? Che significa aperto? Allora, qua c'è la retta reale, qua c'è un punto di Q. Allora, se io vado a prendere un intervallo Q meno epsilon, Q più epsilon, in questo intervallo ci capitano tutti i razionali? Lo ricordate? No, ci capita anche il numero di razionali, cioè stanno in ogni intervallino, ci stanno sia razionali che razionali, lo ricordate questo? E allora Q può essere aperto? No. Può essere chiuso? Ma manco per niente, no, perché Q sarebbe chiuso se il complementare di Q fosse aperto, ma il complementare di Q sono gli irrazionali. Se io prendo un numero irrazionale vado a fare un intervallino, nell'intervallino ci stanno anche i razionali, quindi Q non è aperto, il complementare non è aperto, vuol dire che Q non è neanche chiuso. In realtà Q non è intorno di nessun punto, di nessun suo punto, cioè nessun punto di Q è interno. Ok? Adesso non possiamo fare tutti gli esercizi qua alla lavagna, però da qua in poi, una volta che vi ho chiarito che tra i punti, che i punti sono chiusi, che diciamo per gli intervalli vale
come l'abbiamo sempre chiamati, quelli chiusi sono chiusi, quelli aperti sono aperti. Le semirette vale sempre come l'abbiamo chiamata, se vi ricordate questa semiretta qua l'abbiamo chiamata aperta, questa semiretta qua l'abbiamo chiamata chiusa. Poi valgono le proprietà degli aperti e dei chiusi, cioè fin quando faccio intersezione di chiusi sono chiusi, fin quando faccio unione di aperti sono aperti. Vediamo un po' sempre qualche altro esercizio, per esempio facciamo intersezione di 0 e 1 più, anzi facciamo intersezione di 0 e 1 più 1 su n. Questo insieme è aperto e chiuso o non è nessuno dei due? Chi viene questo insieme? Sapete calcolare questa intersezione? Allora, dalle proprietà possiamo dire qualcosa? No, perché gli insiemi di partenza non sono né aperti né chiusi. Quindi, se erano... Allora, se ci mettevo 1 su n chiuso, qua 1 più 1 su n chiuso, erano tutti chiusi, l'intersezione di chiusi era chiusa. Se ci mettevo aperto, l'intersezione di aperti non sapevo se era aperto. Quindi, in questo caso però, gli insiemi di partenza non sono, non essendo né aperti né chiusi, non posso dire niente. Apri uno. Ma quando vado a calcolare questa intersezione, chi viene? Secondo voi cosa viene questa intersezione? Io ho l'intervallo che va da 0 a 2, 2 escluso, a 1,5, a 1,4, 1,2, 1 più un sesto, 1 più un sette. Alla fine che rimane? Rimane 0? No, 0 e 1, rimane tutto l'intervallo 0 e 1. Ora, 1 ci sta nell'intersezione o no? Cioè quando tu vai da 0 fino a 1 più 1 su n, è chiaro che quando n scende tagli via tutti i punti maggiori di 1. Ma 1 ci rimane o no l'intersezione? Ci sta sempre, ci rimane o no? Ci sta però niente, ci sta sempre. Quindi questo insieme com'è? Aperto o chiuso? È ovvio che. Allora, questo esempio per dire che cosa? Se voi facevate l'intersezione di 0, 1 più 1 su n chiusi, faceva la stessa cosa. Allora, qua lo sapevate, l'intersezione di chiusi era chiusa, quindi sapevate che questo era chiuso, anche prima di calcolare. Qua non lo sapete a priori, però appena la calcolo è uguale a quella, quindi. Quindi questo per dire che cosa? State attenti a quello che i teoremi dicono, ma anche a quello che i teoremi non dicono. Allora, il teorema dice che l'intersezione di una famiglia qualunque di chiusi è chiusa. Però il teorema non dice che se la famiglia non è di chiusi l'intersezione non è chiusa. Questi non sono chiusi, nessuno di questi è chiuso. Però l'intersezione viene chiusa. Cioè, allora, se gli insiemi di partenza sono chiusi, l'intersezione è chiusa. Se gli insiemi di partenza non sono chiusi, l'intersezione boh, non lo so, prima la calcolo e poi vedo. È chiaro? Concetto. Stesso discorso, se gli insiemi di partenza sono aperti, l'unione è automaticamente aperta. Questa è l'unica cosa che possiamo dire di aperto. Se gli insiemi di partenza non sono aperti, l'unione, boh, prima me la calcolo e poi vedo. Se l'intersezione di un numero finito di aperti di insiemi che sono aperti è aperta automaticamente. Se gli insiemi di partenza non erano aperti, l'intersezione prima me la calcolo. Chiaro? Ok. Adesso dobbiamo andare a introdurre
dei ulteriori concetti. I concetti non sono complicatissimi, però vi invito a fare un po' di esercizi al di fuori di quelli che io posso fare a lezione, perché a lezione ho una quantità di tempo molto limitata. Poi per ogni ora che studiate qua ne dovete studiare due a casa, quindi almeno se ne ricava che ok. Allora andiamo a vedere, adesso prendiamo un insieme E contenuto in X. Quando scrivo E vuol dire che è generico. A è sicuramente aperto, C è sicuramente chiuso, E oh. Andiamo a vedere chi è la parte interna di E. Parte interna di E, per definizione, è l'insieme dei punti interni. Ma se vi ricordate, qua l'ho semplicemente, potevo anche scrivere X appartenente a X, tanto è la stessa cosa, però ho voluto sottolineare che i punti interni stanno in E, quindi intanto la parte interna di E è un sottoinsieme di E. Allora, chi ha invece la chiusura di E? Questo è l'insieme degli X appartenenti a X, tali che per ogni epsilon maggiore di 0 bx epsilon intersecato E è diverso. Questo si chiama insieme, si chiama chiusura di E, questo si chiama parte interna di E. Questo si chiama chiusura di E. Però anche insieme dei punti aderenti a te. Insieme dei punti di aderenza o la chiusura è la stessa cosa. Ovviamente quando vado a prendere un... Allora, una prima osservazione, E contiene la sua parte interna ed il contenuto della sua. Banale, perché qua per definizione, e qua potete osservare che se prendo un punto di E, quando vado a fare l'intersezione ci sta almeno il punto di partenza, quindi non è... Quindi sicuramente E contiene la parte interna del contenuto della chiusura. La differenza, tutti i punti che stanno nella chiusura meno la parte interna, questa per definizione si indica con DE, si chiama frontiera di E.
ora cominciano un po' di proprietà che prima le dico, poi vediamo quando se le dimostro. La parte interna di E è un aperto. Anzi, è il più grande aperto contenuto in E. Allora, questo qua per un attimo lo supponiamo vero, poi lo dimostriamo, non è che non lo voglio dimostrare, però vediamo un po' se avete intuito. Secondo voi chi sarà il più grande chiuso contenuto in E? Chi sarà il più grande chiuso contenuto in E? Contenuto in E. Allora, non sarà ovviamente la chiusura perché quello contiene. Più grande chiuso contenuto in E non esiste in generale. Chiaro? Perché esiste il più grande aperto contenuto in E? Perché quello che vi voglio, sulla cosa sulla quale vi voglio far riflettere, che io qua ho fatto un'affermazione non banale che va dimostrata, cioè che esiste il più grande aperto contenuto in E. Perché esiste? Perché se voi prendete tutta la famiglia degli aperti contenuti in E e ne fate l'unione, quella chi sarà? Siccome l'unione di aperti è aperta, sarà a sua volta un aperto ed è ovviamente il più grande contenuto in E. Questo qua lo scriviamo anche. Però diciamo, esiste il più grande aperto contenuto in E e coincide con la parte. Invece il più grande chiuso contenuto in E in generale non ci sta. Chi sarà invece la chiusura? È il più... Poi vediamo, adesso un minimo di intuito ce lo dovreste avere. Se la parte interna è il più grande aperto contenuto in E, la chiusura è il più piccolo chiuso, quindi la chiusura è chiusa ed è il più piccolo chiuso con contenuto. Ma che contenuto? Contenente. Sta scritto qua, la chiusura contiene la chiusura. E chi è in realtà la chiusura? La chiusura è il complementare della parte interna del complementare. Oh, quando devo fare la parte interna di un insieme descritto così, del complementare, siccome io dove vado a mettere il pallino indica la parte interna, però non lo posso mettere su x, non lo posso mettere su e, se no significa la parte interna di x meno e oppure x meno la parte interna di e. Allora cosa faccio? Ci metto un archetto e ci metto il pallino su. L'archetto sta per dire di tutto, il complementare di x, cioè la parte interna di x. Ah, qua ci manca il simbolo di complementare. Quindi la chiusura risulta essere, allora vedete, questo era il più grande aperto contenuto nel complementare, il complementare è il più piccolo chiuso contenente. Ok? Oh, queste poi le dimostriamo, però per adesso andiamoci a fare un po' di esercizi, di esempi. Allora, negli esempi potremmo usare una qualunque di queste proprietà.
poi dimostreremo. Allora, vediamo. Ah, vi ricordo ancora che qui la frontiera di E è uguale alla misura meno la parte di E. La frontiera di E è anche uguale all'insieme degli X, tali che la sfera centro X di raggio E, intersecato E è diverso dal vuoto, e la sfera di centro X di raggio E, intersecato complementare di E, è diverso dal vuoto, però è cioè, quali sono i punti della frontiera? Questa si chiama frontiera di E. Quali sono i punti della frontiera? Sono quelli che quando vai a fare una sferetta, la sferetta cade un poco dentro, un poco fuori. Allora, vediamo un po' se avete capito. Allora, prendiamo R come al solito con la distanza euclidea. Allora, prendiamo l'insieme che va da 0 fino a 3. Questo è. Chi è la parte interna? La parte interna deve essere il più grande aperto con il lupo a dentro. Secondo voi per farlo aperto, che per farlo diventare aperto, cosa posso fare? Se ci tocco 0 è aperto, lo sapevo da prima, no? Sarà il più grande aperto contenuto in E? Eh sì, che se ci metto 0 non era aperto, un punto ci ho tolto. Chi sarà la chiusura? Chi sarà la chiusura? Chi può essere la chiusura? Per farlo diventare chiuso, che ci devo aggiungere? 0. E 0 già ci sta. 0. Questo è chiuso, quello di prima no. Ci ho aggiunto un punto, meno di questo non ci posso aggiungere, no? Questo è il più piccolo chiuso. Se ci aggiungete altri, siccome si sa che il più piccolo chiuso contenente E esiste, più piccolo di questo non ce lo sa. Ci tocco 3. Allora, andiamo a vedere se invece la frontiera chi è? La frontiera di E chi è? No, la frontiera non è 3. 0 è 3. Sono due punti. 0,3. Attenzione che questo non è l'intervallo 0,3, sono solo 0 e 3. Cioè, qui aveva da 0 fino a 3, questa è roba 8. Questo è un punto di confine, ma se ne ho, diciamo, appartiene, questo sta a carico vostro. E questo è un punto di confine dall'altra parte, ma sta a carico di quell'altro. Cioè, un punto di confine appartiene a chi sta dall'altra parte. La frontiera sono questi due punti. E per forza sono. Quando prendete la sferetta di centro 0, sta tutta dentro? No, sta un poco dentro e un poco fuori. Quando prendete la sferetta di centro 3, sta tutta dentro o tutta fuori? No, non sta, un po' mezzo dentro e mezzo fuori. Che 3 o 0 appartengano all'insieme, non fa nessuna differenza? Andiamo
andiamo a prendere un altro esempio. Prendiamo, faccio una linea per far capire che si tratta di un esempio diverso. Prendiamo E uguale 0,3 aperto. Adesso chi è la parte interna? Chi è? È l'insieme stesso. Perché era già aperto, quando un insieme è aperto coincide con la propria parte interna. Chi è la chiusura? Quella di prima, 0,3. Mo ci deve aggiungere tutti i due punti, perché sennò se ci aggiungo un punto solo non è non è. Chi è la frontiera? Sembra la stessa linea. Cosa è cambiato? Parte interna, frontiera e chiusura non è cambiato lo stesso, è cambiato che dei due punti di confine, di frontiera, prima uno vi apparteneva, adesso no. Va bene. Andiamo a fare un altro esempio. Prendiamo un punto. Ma questo è E. Chi è la parte interna? No. È aperto un punto? Allora, se un punto non è aperto, chi è la parte interna? Cioè? La parte interna deve essere un insieme, che insieme è? Oh, insieme. Chi è la chiusura? È x con 0, perché i punti erano chiusi. Chi è la frontiera? Un punto che sta da solo è isolato, si dice, cioè non c'ha non c'ha punti nella parte interna, è di frontiera. Un punto che sta da solo, cioè un punto singolo, è automaticamente di frontiera. La stessa situazione può accadere, poi vedremo la definizione di punto isolato meglio. Quando io ho un insieme che sta qua, qua c'è un punto solo solo dell'insieme che sta da questa parte. Quando io vado a prendere, diciamo, questo punto non può essere interno. Quando vado a fare la parte interna, questo punto sparisce. Però questo lo vedremo meglio. Andiamo a vedere un altro esempio. Andiamo a vedere Q. Chi è la parte interna? Chi è la parte interna? Parte interna che significa? Significa che qua, se prendo un punto di Q, per essere interno, tutta deve esistere una sferetta tutta interna a Q. Ma le sferette sono gli intervallini. Io so che in ogni intervallino ci stanno solo punti razionali? No. E quindi quali sono i punti interni? Nessuno. E allora la parte interna chi è? È il vuoto, com'è? E chi è la chiusura? Irrazionale. No? Irrazionale non sono mica chiuso. Se io prendo un irrazionale, se io prendo un irrazionale e faccio la sferetta, l'intervallino, posso dire che ci sono dei razionali là dentro? Sì, sempre, perché in ogni intervallino ci sono dei punti razionali, sia punti razionali che punti razionali, la proprietà Archimedea, ricordate? Allora, che significa? Che tutti i punti, anche quelli razionali, sono di aderenza. E quindi chi ha la chiusura di punti?
Se tutti i punti sono di aderenza, chi? Sono i razionali uniti agli irrazionali. E cosa fa quando faccio l'unione? Cosa viene? Tutto è. E quindi chi è la frontiera di Q? Chi è la frontiera di Q? Questo esempio è meno convenzionale, può sembrare, può sorprendere un po', però non è. Immaginate. Allora, immaginate, ci avete presente quelle scene in cui stanno sul campo di battaglia sconfinato, si stanno combattendo quelli, diciamo, due eserciti con la spada. Ci avete mai capito quali sono quelli di un cioè non si capisce mai quelli che sono di una parte e quelli che sono dall'altra parte, anche perché in genere non hanno dei segni particolari di riconoscimento, oppure sono dei segni di riconoscimento che sono tali solo a un occhio allenato, perché non sono evidentissimi, non è che sono tutti rossi e tutti blu. Però anche ammesso che siano tutti rossi e tutti blu, nel momento in cui sono così mischiati là dentro, c'è qualcuno che è circondato solo da amici? No, parte in te, vuoto. C'è qualcuno, c'è qualche, diciamo, qualche nemico che è circondato solo da nemici? No, quindi chiusura, tutto il campo di battaglia. Chi è la frontiera? Tutto il campo di battaglia. Perché su tutto il campo di battaglia ci sono sia elementi di un esercito che elementi dell'altro. Esercito. In ogni piccolo intorno sono sia razionali che irrazionali. È chiaro? Ok. Quindi questi devono essere, per esempio, facciamo un ultimo esempio e poi ci fermiamo, facciamo una pausa. Cancello solo questa riga qui, così l'esempio lo faccio qua. Allora, se io vado a fare, per esempio, E è uguale a Q intersecato 0, 1. Quindi prendo i razionali che stanno tra 0 e 1. Chi è la parte interna di E, secondo voi? Cioè, qua ci vuole un nanosecondo per... Cioè? Uguale a chi? Allora, questo insieme è contenuto in quello di prima, in cui la parte interna, secondo voi un insieme è più grande, la parte interna è più grande o più piccola? Più grande. Se un insieme è più piccolo, la parte interna è più piccola. La parte interna di tutto Q faceva l'insieme? E allora la parte interna di questo? R. Cioè questo è contenuto in Q. La parte interna di già di prima faceva l'insieme vuoto, questo è più piccolo, la parte interna deve essere più piccola. Cioè non è che ci vuole tanto che ci arriviamo. Chi è la chiusura invece di E? Stavolta non è tutto R, ma chi è? Intervallo 0,1 chiuso, perché diciamo solo i punti dell'intervallo 0,1 quando ci vado a prendere intorno intersecano i razionali 0,1. Chi è la frontiera di E? In questo caso 0,1 chiuso. La frontiera di E è sempre un insieme chiuso, è sempre chiusa, perché fare questo meno questo significa fare la chiusura di E con l'intersezione del complementare, cioè sarebbe, questo è anche uguale alla chiusura di E intersecato alla chiusura del complementare di E. Qua non serve l'archetto perché il segno di
chiuso lo posso mettere sotto preso. Questo è un chiuso, intersezione di due chiusi è sempre chiuso. Ok? Oh, quindi questi sono alcuni esempi, alcuni, come dire, paletti di riferimento da mettere. I punti sono chiusi. La parte interna di un punto è insieme vuoto. La parte interna di Q è insieme vuoto. Per gli invece se abbiamo un intervallino è chiaro che quando fai la parte interna è l'intervallo aperto, quando fai la chiusura è l'intervallo aperto. Ok? Adesso possiamo fare pausa.